Marco Doria, sindaco di Genova. Ecco, la prima domanda è intanto che momento sta vivendo la sua città? Ma sta vivendo un momento, secondo me, di trasformazione e anche di rilancio sotto alcuni aspetti. Penso al turismo, alla cultura, alle potenzialità che la città sta cogliendo e che offre a tutti. All'interno però di un periodo che per il nostro paese, per l'Italia e in parte anche per l'Europa, è un periodo difficile, faticoso, in cui la crisi ha lasciato dei segni anche pesanti, che avverto anche a Genova, ma al tempo stesso avverto quello che di positivo la città sta dimostrando di avere. Rispetto proprio al tema del paese, quali sono i modelli che dobbiamo lasciarci alle spalle, che in qualche modo hanno mostrato di non funzionare più, e invece quali quelli da abbracciare? Dunque, un modello che ci dobbiamo lasciare alle spalle è quello di un assistenzialismo improduttivo, che non vuol dire dimenticare di tutelare le fasce deboli della popolazione. Dobbiamo puntare ancor più che in passato sulla grande qualità che il nostro paese ha. Cioè, il nostro è un paese di eccellenze e di qualità. Genova è una città di eccellenze e di qualità, e questo può essere ed è apprezzato a livello internazionale, e su questo dobbiamo puntare. In quello che accade oggi qui, un palazzo storico importante nel quale si innesta un meccanismo di università telematica, c'è forse un pezzo di quella che deve essere l'interpretazione moderna del mondo del lavoro, in questo caso della formazione? Ma sicuramente sì, il fatto che ci sia un avvio di un'attività che è anche un'attività di impresa nel campo della formazione. Un avvio di un'attività di impresa nel campo della formazione a Genova, in un palazzo dei Rolli, come li chiamiamo noi, è sicuramente un esempio di quello che stavo dicendo, delle potenzialità che la città offre. Per quanto riguarda lo specifico della formazione, è chiaro che l'università telematica è una sfida al sistema delle università tradizionali. La formazione a distanza è un tema all'ordine del giorno, e al tempo stesso chi si occupa di questo settore ha delle grandi responsabilità, perché deve usare delle tecnologie e delle modalità moderne di insegnamento, unendole a un controllo di un grande rigore della qualità del servizio prestato. Uno dei temi sui quali insiste il presidente dell'Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino, è la formazione lungo tutta la vita. È davvero ormai una necessità questa rispetto ai tempi che stiamo vivendo, ai cambiamenti veloci dei mercati e delle condizioni economiche? Assolutamente sì, perché ci sono, secondo me, degli spazi per una popolazione già attiva che ha bisogno di riqualificarsi costantemente. Ci sono degli spazi che vanno assolutamente presidiati per una riqualificazione professionale continua, quindi master, corsi di specializzazione, oltre ai tradizionali percorsi formativi di tipo accademico universitario. Ha accennato, questa è l'ultima domanda, prima a meccanismi assistenziali dei quali ha sofferto, in parte soffre ancora, il nostro paese. Ecco, ai giovani, Marco Doria, un consiglio, soprattutto rispetto alla necessità di intrapresa, che evidentemente può essere soluzione? Beh, il primo consiglio che do è studiare, 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 imparare, 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 perché acquisire delle competenze del carattere più diverso, competenze linguistiche, competenze tecniche, competenze specialistiche. I giovani vivono in un mondo, i giovani italiani vivranno in un mondo che è diverso rispetto a quello in cui io sono cresciuto, che era un mondo in cui l'Italia primeggiava. Vivranno in un mondo molto più competitivo, in cui gli italiani competeranno con i giovani cinesi, con i giovani indiani, cosa che a noi non accadeva, ecco, e quindi devono essere molto preparati per farlo, e quindi che studino, che si attrezzino. Si parla tanto di eccellenza nel nostro paese, prima anche lei ne ha fatto riferimento. Cos'è l'eccellenza, come la riconosciamo? Ma intanto l'eccellenza è la possibilità di disporre
anche di avere alle spalle una grande storia di cultura, di formazione e di eccellenza. Io penso, ad esempio, non so, mi viene in mente adesso la grande tradizione della fisica teorica italiana, da Fermi in poi ha comunque sedimentato conoscenze e competenze, magari più nel campo della fisica teorica che della fisica applicata, dei laboratori. Ecco, questo è la cultura umanistica. Quindi abbiamo un bagaglio di conoscenze molto forte che dobbiamo sapere utilizzare al meglio. Pegaso, molto più di un'università.